Amici di Laci, una giornata di martedì caratterizzata da alta pressione in espansione da ovest verso est, l'anticiclone delle Azzorre, lo vediamo benissimo dalla mappa delle correnti in quota, il rosso, l'arancio, i colori tipici dell'estate, l'anticiclone delle Azzorre che si espande da ovest verso est, regalando una situazione della settimana santa di tempo assolutamente stabile e soleggiato, con temperature oltre la media del periodo, i 20 gradi si supereranno abbondantemente e non sono previsti fenomeni. A 1500 metri d'altezza vediamo la massa di aria fredda legata alle quote più settentrionali, invece l'anticiclone si vede bene anche a 1500 metri, ci sono temperature superiori ai 10 gradi, a 1500 metri il rosso è ampia garanzia di bel tempo stabile e soleggiato. La nostra penisola è in assenza di fenomeni, con cieli che da poco nuvoloso diventeranno con copertura più accentuata localmente a ridosso dei rilievi del settore alpino, ad esempio, potrebbero aversi degli annuvolamenti, ma la giornata trascorrerà con ampie fasi soleggiate e una nuvolosità più che altro stratificata al mattino, ma nulla di significativo. Nessuna delle regioni italiane è sia del nord che del centro Italia, possiamo vedere il sole che compare abbondantemente, anzi direi che la grafica forse è anche un po' cautelativa, giusto a ricordare queste nubi in corrispondenza dei rilievi dell'entroterra alle ore pomeridiane, ma sono nuvole di bel tempo. Meridione d'Italia completamente sgombero, non sono previsti fenomeni, non lo saranno neanche nelle giornate a seguire. I simboli della grafica per quanto riguarda ad esempio la provincia cosentina non segnala nessun rischio di pioggia, temperature ben oltre la soglia dei 20 gradi, saranno 22-23 gradi le massime su tutto il territorio calabrese. Sono delle giornate ottime per svolgere delle attività all'aperto, non sono previsti fenomeni e ci sarà ancora qualche giornata di bel tempo in attesa della Pasqua diciamo le cui previsioni sono all'insegna del tempo stabile ancora soleggiato, quindi situazione ottimistica. Non varierà di molto neanche, lo ripeto, la situazione nella giornata di mercoledì, con ampie fasi soleggiate su tutte le coste, sia tirrenica che ionica. Il Cosentino vedrà delle nubi in corrispondenza ai rilievi del Pollino e della Sila nel corso delle ore più calde la giornata in corrispondenza alle vette, ma non sono previsti fenomeni. Catanzarese con ottimo tempo su entrambi i settori costieri, ionico e tirrenico. Vibonese in assenza di fenomeni sarà una bella giornata, così sarà anche con temperature oltre i 20 gradi, 22-23 le massime anche sul Regino. Non ci sono variazioni sul breve termine. Direi che per oggi è tutto, un saluto da Gonotaro per gli amici di La Cina.